Ciao Bomber! Benvenuti Bomber a questo nuovo video. Quest'oggi tratteremo l'argomento che riguarda la fase offensiva del campionato italiano, ovvero andremo a trattare quelli che secondo me saranno i top scorer della Serie A 2016-2017. Allora ragazzi, dopo due giornate troviamo già in testa la classifica Belotti con 4 gol, sarebbero potuti essere 6, ma purtroppo ha sbagliato due rigori, quindi magari Belotti o ti diciamo impari come si battono i rigori oppure li fai battere a qualcun altro. Comunque sì, la classifica vede quindi lui in testa, poi c'è Bacca, poi ci sono diciamo tutti gli altri giocatori che hanno ancora segnato poco, ma insomma ci sono ancora altre 36 giornate, quindi le classifiche devono ancora sistemarsi per benino. Ma mi sembra giusto iniziare da Higuain, colui che l'anno scorso ha totalmente distrutto il campionato di Serie A con 36 gol. Ragazzi, quest'anno però ha cambiato maglia, adesso non gioca più con Napoli, gioca con la Juventus e c'è una piccola differenza ma sostanziale, perché il Napoli giocava per Higuain, la Juventus gioca per la squadra, quindi Higuain sicuramente è un attaccante forte e prolifico, ma non credo si attesterà su di nuovo i 30 gol, credo si attesterà tra i 20 e i 25 gol, ne farà comunque sia tanti, ma la Juventus di certo non punterà a far segnare soltanto lui, perché dietro di lui c'è un certo Mandzukic e Dybala che vogliono anche loro la loro fetta di campionato. Ah, e visto che ci siamo, ovviamente parliamo di Dybala che farà anche lui non molti gol, perché lo sto vedendo come l'ha impostato Allegri quest'anno, ovvero come seconda punta che deve fondamentalmente fornire molti più assist che ovviamente cercare l'inserimento in area, perché per inserirsi in area ci sono già altri giocatori che lo sanno fare meglio di lui, ma non perché Dybala è scarso, perché deve ancora crescere, ma perché ovviamente gente come Higuain e Mandzukic giocano al calcio da quando Dybala stava ancora tipo alle medie, quindi capiamoci. Per quanto riguarda invece i giocatori che devono confermarsi, sicuramente Pavoletti e Belotti, il gallo e il pavoloso, sicuramente dovranno fare una stagione da almeno 20 gol, superare i 20 gol, anzi che dico, non si devono fermare a 20, devono anche superare, perché devono confermare la loro ottima annata, ragazzi. Non sono più giovanissimi, però sono finalmente scoppiati, e quindi ragazzi, se continueranno a reggere questo rendimento, considerando anche che non giocano in team di prima fascia, giocano per il Torino e per il Genoa, quindi insomma sono due squadre che non ambiscono mai al primo posto, ambiscono molto spesso all'Europa League, quindi signori, se riescono a superare i 20 gol, penso che la loro annata sia da considerare da 9 e mezzo almeno. E poi parliamo di un altro bomber, ovvero Bacca. Bacca ha iniziato con una bellissima tripletta al primo di campionato, ma la seconda di campionato diciamo così e così. Il serio problema è che il Milan è ancora in fase di costruzione, non ha ancora un gioco impostato, quindi ovviamente ci saranno giornate in cui Bacca farà la tripletta, ci saranno giornate in cui Bacca sarà totalmente secco. Abituatevi a vedere quel che è successo nelle prime due giornate per molto tempo. Chi invece sarà abbastanza costante sarà Niang, perché lo stiamo vedendo ragazzi, è devastante. Niang è veramente devastante, ragazzi, quello è ancora giovane, avrà tantissimo da dare. Se non esce pazzo all'improvviso, che si monta la testa perché diciamo gli sponsor cominceranno a fargli fare pubblicità, soldi, cose, e avrà la testa fissa al gioco, ragazzi, quello tra due anni sarà un attaccante da top team. Sicuramente se il Milan non sarà tornato ai vecchi fasti, andrà sicuramente o non so alla Juventus, oppure se ne dovrà andare sicuramente o in Spagna o in Inghilterra. Ma Bomber, ora parliamo del Napoli, una squadra che ha dovuto ricostruire l'attacco da zero, non perché ha venduto tutti gli elementi, ma perché ha venduto la punta centrale su cui tutte le ali centrocampisti facevano convergenza per farlo segnare. Quindi con l'assenza di Higuain è arrivato questo Milik, 22enne, ha esordito abbastanza bene con due gol, sicuramente il primo lo facevo anche io probabilmente, però il secondo sicuramente è molto ma molto più bello. Milik per me supererà i 20 gol, però attenzione, non credo andrà oltre, per il semplice fatto che Callejon, Insigne e Mertens sono delle ali veramente prolifiche, quindi sicuramente anche loro vorranno la loro parte, vorranno anche loro essere protagonisti del campionato, quindi sicuramente supererà i 20 gol perché riceverà molti assist. Sicuramente gli assist si riceverà principalmente da Callejon e poi da Insigne. Mertens è un po' abbastanza egoista, Mertens lo è sempre stato, però comunque sia il suo egoismo porta molto spesso a fare gol, si vede infatti la partita col Pescara che l'ha salvata lui. Quindi insomma, top bomber del Napoli vedo Milik, a seguire ovviamente quelli che ho già citato.
La Roma è un'altra squadra che fa tantissimi gol, e anche perché è un reparto offensivo veramente della Madonna. Quindi, togliendo subito lo scarsone Zeko, che sicuramente supererà i 10 gol, ma si testerà tra i 10 e i 12, ci saranno Sala, che secondo me sarà il top scorer della Roma senza alcun dubbio, perché è un mostro. Dopodiché verrà Perotti ed El Shaarawy, per un semplice motivo, perché Perotti batte i rigori. Perché Shaarawy a livello tecnico non se lo vede proprio Perotti, Shaarawy è fortissimo, però battendo i rigori Perotti ha, diciamo, quella marcia in più. Poi giocano entrambi sulla fascia sinistra, quindi si dovranno scambiare e quindi perderanno alcuni minuti preziosi. Invece Salah, stando a destra da solo per i cazzi suoi, farà tantissimi gol. Bene ragazzi, questa più o meno è la mia previsione. Ora magari metto anche una classifica qui al lato per, diciamo, riassumere in toto e meglio, diciamo, la classifica che vi ho esposto verbalmente. Voglio darvi un'ultima piccola chicca, ovvero il top scorer dei difensori. L'anno scorso è stato Kamil Glik, con un sacco di gol di testa, perché quando il calcio d'angolo e palla inattiva andava dentro l'area, sfondava tutte cose e segnava. Quest'anno per me il giocatore che sostituirà Glik, che è andato al Monaco, sarà Benatia, perché lui ha sempre avuto il vizio del gol. Quindi occhio a Benatia e compratevelo al fantacalcio. Bomber, il video finisce qui. Non ti dimenticare di iscriverti al canale. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto metti like, se non ti è piaciuto metti dislike. E noi ci vediamo al prossimo video.